Amici sportivi, buonasera dallo stadio Elvia Recina di Macerata. Si recupera quest'oggi la 17ª e ultima del girone d'andata, gara non disputata per Covid tra maceratese e monturano, Covid che all'epoca dei fatti colpì in maniera pesante la formazione ospite, impedendole, secondo le direttive del regolamento, di poter disputare appunto la gara qui dell'Elvia Recina. Dunque si recupera questa sera ed è una gara quasi senza appello per la maceratese, che insegue in classifica non soltanto la formazione fermana ma anche la capolista Chiesa Nuova. Maceratese che deve vincere per provare ancora a sperare nella prima posizione. Tutto pronto dunque, queste le formazioni con il Monturano Campiglione, formazione ospite che attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo rispetto alla postazione cronaca della tribuna centrale dell'Elvia Recina. Match appena iniziato, maglia blu con pantaloncino bianco e calzettone blu per la formazione ospite, che va a schierare Isidori tra i pali, Malaigia, Viti, Di Donato, Finucci, Cercuozzi, Domi, Petruzzelli, Moretti, Bracalente e Frascerra. L'allenatore è il signor Bugiardini. Risponde la maceratese, classica tenuta biancorossa da destra a sinistra, con Farroni tra i pali, Marchetti, Zandri, Vallorani, De Cesare, Lapi, Gannaui, Massei, Mastro Nunzio, Pucci e Tittarelli. Il mister è ovviamente Sauro Trillini. Nel frattempo calcio d'angolo per il Monturano Campiglione, arriva il pallone ad uscire a centro area, il colpo di testa e il vantaggio della formazione ospite. Nulla da fare per Farroni, il Monturano Campiglione passa in vantaggio. Il gol del numero 8 Petruzzelli, proprio lui al quinto minuto, è 1-0 per la formazione ospite. Calcio d'angolo molto insidioso, quello battuto da Bracalente, con il pallone a rientrare rispetto alla bandierina di destra della porta occupata da Farroni. Completamente indisturbato Petruzzelli, è andato a colpire in maniera proditoria il pallone, messo a fil di palo, dove Farroni davvero nulla ha potuto in questa circostanza, e dunque match subito in salita per la maceratese. Calcio di punizione battuto ancora nel cuore dell'area piccola, messo fuori era stato Finucci a scodellare al centro. È stato dato occhio al pallone dentro con Moretti, che incredibilmente non trova il tapin vincente. Palla gol clamorosa per il Monturano Campiglione. Si fa incontro De Cesare, che scambia ancora con Zandri, pallone in mezzo con Gannaui, poi la conclusione potente respinta da un difensore. Lamentano un presunto tocco di mano i giocatori della maceratese, ma secondo me, anche secondo il direttore di gara, il difensore del Monturano è stato preso in pieno volto. Altro scambio riuscito stavolta con Pucci, c'è Mastro Nunzio che allarga sulla destra, pallone messo a centro area, la conclusione da parte, se non vado errato, di Massei, che colpisce però non in maniera ottimale il pallone. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui dall'Elvia Recina, si riparte dunque dall'1-0 maturato nel corso dei primi 45 minuti in favore del Monturano Campiglione grazie al gol di Petruzzelli. Al quinto minuto c'è stato un cambio nella maceratese, durante l'intervallo è uscito Mastro Nunzio ed è entrato uno dei nuovi acquisti della formazione biancorossa, ovvero il numero 20 Diemé Consono. Intanto brutto errore in uscita di Vallorani, attenzione al sinistro alto di Moretti, palla gol per il Monturano Campiglione. Attenzione che i gol sbagliati 52. Si pagano, eh? Vince un contrasto maceratese che prova a ripartire, Massini ancora con il pallone tra i piedi, 4 contro 3 al limite dell'area, Massini finisce a terra, arriva il direttore di gara, cartellino giallo per l'autore del gol Petruzzelli, che alla fine folta la barriera difensiva voluta da Isidori,
fischia il direttore di gara, parte Pucci ma praticamente con l'uomo addosso. Poi Farroni, siamo già al settimo minuto di gioco e fischia in questo momento il direttore di gara. Finisce qui dunque sancita la vittoria in maniera ufficiale del Monturano Campiglione. Un gol di testa di Petruzzelli dopo 5 minuti è sufficiente alla squadra di mister Bugiardini per strappare i 3 punti all'Elvia Recina. Festeggiano giustamente in campo i giocatori ospiti, maceratese che deve altresì guardarsi ancora una volta allo specchio. C'è poco da salvare in questa serata dei biancorossi, sicuramente non il risultato ma anche il gioco è davvero stato latitante e lacunoso, a parte quel tiro al 94esimo di Vallorani. Di veri pericoli la porta del Monturano Campiglione non ne ha praticamente subiti. Serata di quasi totale riposo per Samuele Isidori e questo la dice lunga sull'andamento di una gara che il Monturano Campiglione avrebbe potuto chiudere molto prima, almeno 4 le occasioni ghiottissime per i fermani che però portano comunque in porto il risultato. Dunque non ci resta che ringraziare per l'attenzione e la pazienza in questa serata da parte di Andrea Angeletti è davvero tutto. Ringraziamo per il solito commento tecnico Enrico Maria Scattolini. Appuntamento dunque a sabato prossimo, trasferta in quel di Corridonia per una maceratese che deve rialzare la testa dopo una serata davvero amara all'Elvia Recina. Mister Trillini, è arrivata una sconfitta in questo recupero contro il Monturano. Tanta volontà, tanta abnegazione da parte dei tuoi ragazzi, è mancato forse l'ultima, o meglio, la cosa più importante, cioè la conclusione in porta contro un avversario comunque ben messo in campo. Sapevamo di affrontare una squadra forte che non è lì per caso, e l'hanno dimostrato stasera di valere quella posizione in classifica. E certo il gol subito non è che ci ha agevolato, come hai detto te, sì, abbiamo tirato fuori tutto quello che potevamo far meglio, più concretezza negli ultimi metri, però va accettato questo risultato. Dispiace per noi che stiamo tutti i giorni cercando di dare il massimo, dispiace per i tifosi, per la società. Bisogna voltare subito pagina perché ci aspetta subito Frategioni 90 partita. Cercheremo di dare sempre il massimo, 100%, perché stasera ho visto i ragazzi dispiaciuti, ci tenevamo questa partita, ci teniamo ancora a stare nelle posizioni che contano. Dobbiamo archiviarla subito e pensare subito alla prossima partita. Ormai mister, tu hai chiaramente una certa esperienza, sei qui ormai da qualche settimana, ma che idea ti sei fatto di come si possa uscire da un momento che oggettivamente non è semplice anche da gestire per te dall'interno ma anche dall'esterno? No, quando entri in corsa è evidente che ci sono delle problematiche, stiamo cercando di sistemarle. Quello che posso dire è che l'impegno dei ragazzi c'è. Poi se ci sono dei difetti sta a noi nasconderli magari e far valere magari i pregi. A livello di condizione generale anche stasera hanno dato tutto. Chiaro che abbiamo qualche elemento più indietro, sotto l'aspetto morale magari non siamo al top, quindi dobbiamo anche sul discorso così delle conclusioni davanti bisogna essere un po' più lucidi, quella lucidità che te la dà la consapevolezza, la fiducia. Chiaramente questa è una squadra che è un po' bastonata, no? Fin dall'inizio, però ripeto, siamo nel gruppo delle squadre che contano, il campionato è ancora lungo,
se la classifica in questo momento ci dice che siamo lì, vuol dire che qualche valore ce l'abbiamo e sta a noi ritirare fuori quel pizzico di convinzione in più e serenità che chiaramente i risultati ti danno. Mister Bugiardini, in sede di cronaca ho sottolineato due cose: l'organizzazione e la consapevolezza della tua squadra. Avete subito aggredito il match senza aspettare la Maceratese, trovato il vantaggio, avete poi praticamente gestito sempre voi la situazione, rischiato praticamente nulla. Una vittoria davvero di grande consapevolezza. Sì, è quello che come allenatore cerco di fare, la mia arma è solo quella, il resto lo fanno i ragazzi, io cerco di farli sentire tutti importanti, cerchiamo di fare le cose che sappiamo fare, perché la mia è una squadra importante. Da quando sono arrivato ho visto proprio la massima disponibilità, sono dei ragazzi eccezionali e sono degli ottimi giocatori, quindi è come hai detto tu, eravamo impostati in quella maniera, cercare di partire forte e sbloccarla subito, quindi diciamo che avevamo raggiunto l'obiettivo. Non mi è piaciuto il secondo tempo, dove una squadra come la nostra potrebbe gestirla meglio e chiuderla magari. Lì devo fare i complimenti alla Maceratese perché, nonostante la situazione generale, non ha perso la testa, ha continuato a giocarla, anche mi sono piaciuti alla fine, però purtroppo bisogna far gol. È mancato forse proprio il colpo risolutore, il 2-0 che avrebbe definitivamente chiuso l'incontro. Le occasioni le avete avute, ma la tua è una squadra che è un mix di giovani davvero molto bravi, stasera ne abbiamo visti diversi all'opera, e di giocatori esperti su tutti, fra Scerra e Bracalente, che secondo me sono davvero un lusso per questa categoria. Sì, sono c'è anche Finucci, c'è Cercuozzi, sono dei giocatori importanti veramente, sono dei ragazzi che hanno scelto questo progetto del Monturano Campiglione, gli piace stare lì, altrimenti farebbero gola a tantissime altre società. Sono dei giocatori che hanno fatto anche categorie superiori, ma soprattutto sono dei bravi ragazzi. Ripeto, mi dispiace solo per l'episodio finale, dove purtroppo Mattia ha avuto un problemino, speriamo non sia niente di grave, ma il mio pensiero va a lui. Un'ultima chiosa, l'occhio ovviamente lo strizzate a quel primo posto che, con una partita da recuperare, si avvicina sempre di più. Sì, noi, ti ripeto, non ci nascondiamo, perché è inutile fare sempre la solita retorica, c'è Maceratese, Civitanovese, Chiesa Nuova, noi non mi sono mai nascosto sotto questo punto di vista, ho sempre detto ai ragazzi siamo bravi, siamo forti, proviamoci, poi dopo...